Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Allora, parto da una cosa che non è cosmetica, ma che volevo consigliarvi: è questo integratore Natura Mix Energia di Avoca che ho acquistato in farmacia. Praticamente sono delle bustine da sciogliere sotto la lingua, specifico per adulti nei periodi di intensa attività, lavoro, sport, vita dinamica. E è con ginseng, guaranà e altre cose che mix di frutti rossi, eccetera, aiuta appunto ad avere un'energia fisica e mentale. Allora, ve li volevo consigliare perché sono molto 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 efficaci. Io questi qua li utilizzavo quando facevo catering e nelle giornate in cui lavoravo di meno erano 15 ore di fila. Mi è capitato anche di lavorare 20 ore di fila senza mai fermarmi, non so come sono riuscita a fare questo. E queste bustine danno una botta di energia bella potente, quindi soprattutto anche con il caldo che fa adesso, ve li consiglio perché sono ottimi. Passando poi al make-up, allora ho terminato due mascara. Uno è questo qua di Douglas che avevo preso in un set, mi sembra era mascara matita occhi, non mi è piaciuto. Allora, è un mascara abbastanza normale, nulla di spettacolare, nulla di wow, si è anche seccato abbastanza in fretta. La cosa che a me non mi piace assolutamente di questo mascara è che ha una profumazione molto molto forte di cioccolata, che è anche gradevole ma non sugli occhi, quindi lo boccio per questa profumazione molto presente. Poi, altro mascara che ho terminato è questo qua di Wet n Wild. Non l'ho capito molto bene, nel senso, è un mascara carino, ma quello che non riesco a comprendere è questo scovolino che ha praticamente in cima una specie di pallina e rendeva molto scomoda l'applicazione. Questa pallina non ho ben capito a che cosa servisse, setole in silicone, molto morbido, ma appunto non mi sono trovata bene con questo tipo di scovolino. Una cosa che ho finito dopo anni è questa matita per le labbra di Lavera, la colorazione non me la ricordo neanche più. Comunque, giù nell'info box vi metto il link dei prodotti che vi mostro, in modo che potete andare sul mio blog e trovare prezzi, foto, inci e tutte le varie informazioni. Questa è una matita che adesso non riesco più a utilizzare perché è molto piccola. Mi piace, mi è piaciuta molto, la utilizzavo come base praticamente di ogni rossetto e mi sono trovata molto bene, non andava a seccare le labbra. Altro prodotto che ho terminato finalmente dopo una vita è questo qua di Kiko, Long Lasting Stick. La colorazione è la numero 21, non so neanche se riescono, cioè se la fanno ancora. Una colorazione carina, mi piace anche questo stick perché è molto comodo, comodo. Andavo a mettere appunto il dito, poi con il dito andavo ad applicare l'ombretto. Mi è piaciuto sia il colore che il prodotto in sé. Sempre per quanto riguarda il viso, allora ho terminato questi patch occhi di Balea al Q10. Mi aspettavo qualcosa di più, comunque sono molto validi. Non vanno a idratare o nutrire la zona, però vanno a tonificare il contorno occhi, a compattarlo. Quindi è perfetto appunto se si vuole un po' tonificare la zona, distenderla. Mi sono piaciuti, aderivano molto molto bene il contorno occhi, buoni. Poi, sempre di Balea, ho utilizzato questa maschera per il viso con il pinguino, maschera Bifrosti. Questo qua è con acido ialuronico ed estratto di arancia, per tutti i tipi di pelle. È carina la Il disegno nella maschera era un tessuto molto spesso e molto molto imbevuto, che però rimaneva ben aderente al viso, lasciava la pelle idratata, aveva un buon profumo, c'è di meglio, però comunque un'idea carina anche per il fatto che appunto avesse questo disegno nel tessuto. Poi butto e non ho finito, ma non riesco a utilizzarlo veramente, è questo balsamo labbra che
vi avevo mostrato nei prodotti promossi e bocciati del marchio Eco Cosmetics acquistato su Eco Verde. Non mi piace intanto questa forma, un po' tipo rossetto, che per quanto mi riguarda per il burro cacao lo trovo molto scomodo, e poi non lo trovo per niente idratante, figuriamoci nutriente, quindi lo trovo molto inutile ed è per questo motivo che non vado ad utilizzarlo. Lì per lì lascia uno strato oleoso sulle labbra che però poi non fa niente, quindi lo butto, non riesco a trovare altri utilizzi per questo prodotto. Ho terminato questo detergente viso per tutti i tipi di pelle di Biofitorelax, la linea è quella detox al carbone, l'avevo preso in un cofanetto dove c'era anche la maschera per il viso. Allora, è un gel molto molto liquido, grigiastro. Lava bene il viso, non brucia gli occhi, non secca la pelle, non la tira, fa una leggera schiumettina, quindi come detergente viso mi è piaciuto. Il problema è la profumazione, che è veramente un puzzo, ha una profumazione per quanto mi riguarda terribile e ho faticato a utilizzarlo. L'ha provata anche mia sorella una volta e per via della profumazione ha detto: io ne apro un altro perché questo non voglio utilizzarlo. Quindi sì, un buon detergente, ma la profumazione io la cambierei. Comunque certificato ICEA, Cosmos Organic, Vegan Ok, ma alla fine è un no. Passando a prodotti corpo, abbiamo terminato 8000 bagnoschiuma. Allora, il primo è questo qua, Badedas Mojito menta fresca. Allora, è un normalissimo Badedas, lava bene, l'avevo preso per la profumazione Mojito, peccato che però sa di Badedas, quello classico, nella confezione nera, con l'aggiunta di un pochino di menta. Quindi la profumazione mi ha un po' delusa. Inoltre non è possibile lavarsi le parti intime con questo prodotto, perché veramente fate prendere il raffreddore al culetto, perché vi congela anche l'anima, e questi gel doccia che non possono essere utilizzati nelle parti intime perché sono troppo troppo fresche, io non li sopporto, perché quando faccio la doccia voglio utilizzare un solo prodotto, quindi no. Altro prodotto che mi dava lo stesso problema, lo dava a tutta la famiglia nelle parti intime, è questo qua di Biolis Nature, linea bronze. Questo qua è quello con menta glaciale e beta carotene. È un bagnoschiuma rinfrescante, effettivamente lo è molto rinfrescante, una profumazione bella fresca di menta, molto buona, lava bene la pelle, fa poca schiuma, però stesso problema, non si poteva utilizzare nelle parti intime, quindi non credo di ricomprarlo. Era perfetto per lavarsi i piedi però, perché effettivamente rinfrescava parecchio, quindi io prima di andare a letto mi andavo a lavare i piedi con questo. Poi due gel doccia terminati di Balea, questi qua. Uno c'è ancora ed è questo qua con aloe vera, è cambiato il pack. Nel mio vlog trovate la foto del nuovo pack e dell'inci quello giusto. Comunque questo è con estratto di aloe vera, buono, costano pochissimo questi gel doccia, hanno delle profumazioni gradevoli e lavano bene la pelle senza seccarla, quindi non avevo nessuna pretesa. Sono buoni, economici, adatti per la famiglia, adatti per queste stagioni calde dove appunto ci laviamo molte volte, quindi è bene avere dei prodotti anche un po' economici, buono. L'altro nel mio DM però non lo trovo più, ma io ve lo mostro lo stesso, è questo qua invece con rivitalizzante con estratto di limone, una buonissima profumazione, bella rinfrescante, agrumata. Buono anche questo. Sempre di Balea abbiamo terminato questo qua, Sport Refresh, questo è rinfrescante con estratto di menta, anche questo molto buono, economico, una profumazione buona di menta ma smorzata anche dal cocco. Questi gel doccia, lo sapete, mi piacciono molto, non vanno a seccare la pelle, super consigliati. Ultimo gel doccia è questo di Sien, della linea Hello Sun Shine, è un ottimo gel doccia che non va a seccare la pelle, fa una buona schiuma, la profumazione è veramente molto molto gradevole, estiva, fresca, ma non saprei descriverla, non mi ricorda il mare in particolare, ma è una buonissima profumazione. Sto utilizzando anche il deodorante di questa linea, ancora non è finito, ma mi trovo bene anche con il deodorante, ottimo. Se riuscite a trovarlo ve lo consiglio.
Per quanto riguarda invece le mani, abbiamo terminato l'ultima referenza che avevo di questi saponi per le mani della Sien, certificati Ecolab. Questo era Amsterdam e aveva una profumazione buonissima. Buona, 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 che non saprei descriverla. Ottimi questi saponi, costano poco per mezzo litro di prodotto, non fanno tantissima schiuma, ma comunque fanno una buona schiumetta, lavano benissimo le mani, sono delicati ma efficaci e non seccano la pelle. Ottimi. Poi ho terminato questo sapone liquido igienizzante alla lavanda di pH Bio, buonissima la profumazione, è un mix tra lavanda e marsiglia. La lavanda è molto molto delicata, quindi anche se non vi piace particolarmente, secondo me potrebbe andare bene lo stesso. È un buon prodotto, lava bene le mani, costa poco, è un buon incip, ma secca leggermente le mani, secondo me, quindi magari non è da utilizzare più volte al giorno, però comunque buono. Terminati poi due saponi intimi, uno è questo qua di Intima Più, un detergente attivo pH 3,5 antibatterico naturale, non è la prima confezione che utilizziamo, ne utilizziamo diverse. Questo qua, questi prodotti Intima Più aiutano anche nella ricerca contro il tumore ovarico, quindi mi piace anche questa iniziativa. Comunque è un buon prodotto, ci troviamo bene tutti. Delicato ma efficace, non ha una profumazione particolare, ma comunque è gradevole e delicata. Buono, un buonissimo prodotto. Ne abbiamo già un'altra confezione. Altro prodotto buono che avevo già provato, ho voluto riacquistarlo, l'abbiamo finito e ne abbiamo comprata un'altra confezione, il detergente intimo delicato con estratto di camomilla dell'S Lunga della linea Gabbiano. Ha un buon inci, ha una buonissima profumazione delicata di camomilla, veramente molto molto gradevole, è un detergente intimo che a noi piace, è delicato ma efficace, non dà problemi di irritazioni, bruciori, cose varie. Buono, costa tipo 1,20 euro, ci piace. Abbiamo terminato poi questa schiuma di Balea per la rasatura. Questa qua era una limited edition al cioccolato bianco. Ci è piaciuta, era proprio una schiuma, una panna densissima. Ne bastava poco per fare veramente tutte le gambe. Buonissima profumazione delicata. Ci troviamo bene con queste schiume perché il rasoio scorre bene senza tagliare e lascia poi le gambe belle lisce. Quindi ci piacciono. Terminata poi questa mini crema mani Duff and Doft, non so come si pronuncia, comunque questa qua la rosa non mi è piaciuta perché non fa nulla. Anche questa era nel video dei promossi e bocciati, è un bocciato, meno male, era una mini taglia, sono riuscita a terminarla lo stesso, ma veramente inutile e anche costosa. Terminato poi lo scrub per il corpo di Organic Shop, questo qua alle alghe marine. Come tutti gli scrub Organic Shop mi è piaciuto. Ha un potere scrubbante secondo me un po' più forte rispetto agli altri e riusciva ad aggrapparsi meglio alla pelle. Comunque sono degli ottimi scrub economici. La profumazione non è niente di che, però buono, ottimo, scrubba benissimo la pelle senza andarla a seccare. Dopodiché ho finito alcuni campioncini. Allora, ho terminato la maschera illuminante di BioEarth, un buon prodotto, buon profumo, districante. Poi ho terminato di questa marca Bagnoschiuma, linea seta e legni d'oriente di Natù, non so, comunque buon profumo, caldo avvolgente, ma niente di che. Poi bagno doccia vellutante di sapone di un tempo, la profumazione non mi è piaciuta per niente. Poi un body wash della linea Pura Natura di Natura House, questa qua è quello con olio essenziale di eucalipto. Avevo provato anche la taglia, la full size di questo prodotto, mi è piaciuto molto. Profumo mentolato, veramente sono degli ottimi prodotti. Come è buono anche, sempre dello stesso marchio, con lavanda
lavanda e limone, questo gel doccia che è veramente buono, una buona profumazione. Terminato poi di Bioerte il balsamo rivitalizzante, che però non mi è piaciuto granché, anzi quasi per nulla, l'ho utilizzato quando avevo capelli ancora lunghi, ma assolutamente no. Terminato il balsamo in crema per tutti i tipi di capelli di Cetaré, ha un ottimo profumo, un buon balsamo. Ed infine balsamo linea Melou di Davines, questo qua è quello antirottura lucidante per capelli lunghi o danneggiati, buonissimo profumo, buon balsamo, ma nulla di che. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi o se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!